Bene amici di androidblog.it, ci vediamo insieme alla confezione del Mod Life One, il phablet di casa Mod, l'azienda italiana da poco sbarcata nel mercato dei tablet e degli smartphone, che ci presenta questo nuovo top di gamma. Andiamo a scoprire insieme cosa contiene la confezione. Come dicevamo prima, eccola qui la confezione del Mod Life One, lo smartphone top di gamma della casa Mod, un'azienda italiana che riprende prodotti cinesi e gli dà una rivisitata con il proprio nome, una sistemata su quelli che sono gli aspetti cadenti, scadenti diciamo, di quelli che sono i dispositivi provenienti dalla Cina, come ad esempio il software che spesso è molto trascurato. Abbiamo qui il Mod Life One, dispositivo senza dubbio molto interessante che si presenta con delle cover colorate che sono senza dubbio il suo punto di forza. Andiamo subito, oltre ovviamente all'hardware che presenta, andiamo subito a vedere cosa contiene la confezione, molto ricca di contenuti. Troviamo subito in primo piano una flip cover che ricorda molto quelle SVU di casa Samsung, che appunto è adesiva nella parte posteriore e quindi si incolla sulla cover dello smartphone. Ovviamente non è finita qui la dotazione della confezione del Mod Life One. Troviamo un paio di cuffie auricolari in-ear di buona qualità, poi un'altra cover, questa volta in plastica rigida da inserire solamente nella back cover del dispositivo, una cover che non va neanche ad inficiare tanto sul design e sullo spessore di questo smartphone. Andiamo poi a vedere cos'altro contiene, quindi il cavo USB, micro USB per ricarica e connessione al computer, un caricatore ovviamente USB per ricaricare la batteria dello smartphone. Poi il solito manuale di istruzioni, ovviamente tutto scritto in lingua italiana, e questa confezione molto ricca di contenuti. Abbiamo trovato anche una seconda batteria da 2500 mAh, oltre a quella che abbiamo già inserito all'interno dello smartphone. Andiamo subito ad accenderlo, nel frattempo vi riepiloghiamo alcune specifiche tecniche. Quindi innanzitutto siamo in presenza di un dispositivo con display da 5 pollici con risoluzione HD, un pannello di tipo IPS, 2 GB di RAM DDR2 e punto forte il processore Octa-Core MediaTek 6592, ovviamente il solito processore che siamo ormai abituati a trovare su questo tipo di dispositivi, con frequenze pari ad 1,7 GHz ovviamente per i 4 core. È inutile dire che sotto la scocca di questo dispositivo andiamo a trovare la ormai classica possibilità di utilizzare due schede SIM contemporaneamente in formato micro qui nella parte posteriore. Qui a fianco invece troviamo l'ingresso per la micro SD per andare a espandere la memoria interna che di per sé è di 16 GB. Per quanto riguarda invece il lato multimediale, troviamo qui la fotocamera posteriore da 13 megapixel, ovviamente accompagnata dal flash LED, e anche nella parte frontale abbiamo una camera da 13 megapixel. Ovviamente qui abbiamo l'altoparlante e i sensori per la luminosità automatica. Tasti virtuali presenti solamente qui nella parte bassa del display, che ovviamente non sono retroilluminati, cosa molto scomoda se utilizziamo lo smartphone al buio. Per tutte le altre informazioni su questo dispositivo davvero molto promettente, continuate a seguirci sul nostro canale, quindi iscrivetevi al nostro canale YouTube ed iscrivetevi anche alla nostra pagina Facebook mettendo un mi piace. Per Android Blog, Nicola De Cillis.